Cantautrice napoletana, voce de Nugenea, estrazione folk e grande amore per il jazz. Fabiana Martone torna con il suo terzo lavoro discografico da solista, Living in Shadows and Light, pubblicato dall'etichetta newyorkese Inner Circle Music. Un tributo a Joni Mitchell e alla sua produzione degli anni 70, al suo avvicinamento al jazz e alle collaborazioni con grandi artisti come Charles Mingus, Pat Metheny e Jacob Astorius. Martone seleziona 7 tracce da dischi fondamentali come The Inner of Summer Loans e e ci racconta la sua avventura jazz nel mondo della Mitchell in un piccolo locale al centro di Napoli. Ho fatto uno studio monografico di lei, che seguo da tempo, e l'ho prodotto proprio per la mia tesi di laurea in jazz. Da quel momento poi dissi, magari un giorno ne farò un disco. Nel momento di stasi che c'è stato ultimamente, ho continuato a scrivere, ora con più firma, e poi ho detto magari potrebbe essere questo il momento per amplificare un po' quell'aspetto dello studio su Joni Mitchell e provare a fare una registrazione live, che quindi ha una modalità di registrazione prettamente jazz, e magari proporre al pubblico una cosa che comunque gli appartiene. Però Joni Mitchell ho cominciato ad ascoltarla in maniera più accurata, con più attenzione, verso tra i 20 e i 30 anni, 25 anni più o meno. E piano piano ho cominciato a indagare proprio sulla discografia, sulle sue informazioni, e ho fatto un primo progetto che si chiamava Joni I Love, il duo con Gigi Shandura, in cui ripercorrevamo musicalmente e anche attraverso dei racconti che facevo io durante il concerto, le tappe fondamentali della sua prima produzione. Volevo cercare il legame stretto esistente tra la vita dell'artista e la vita musicale. Bellissimo Summer Loans è uno dei dischi della produzione che, appunto, come dici, si avvicina più alla sfera del jazz. L'aspetto, appunto, del jazz viene fuori da questo momento in poi. In particolare al suo exploit nel concerto del 79, Shadows and Light, da cui poi io ho tratto il titolo del mio disco, Living in Shadows and Light. Sono incluse nel disco delle tracce che sono, appunto, per quanto riguarda la mia visione, rappresentative di questo passaggio. Shadows and Light, God Must Be a Boogeyman, Goodbye Pop My Hat. Anche perché poi queste due tracce ultime che ho detto sono proprio nate dalla collaborazione con uno dei massimi esponenti della scena jazz di quel periodo, Charles Mingus. Il disco è stato registrato live presso lo studio di Massimo De Vita, si chiama Le Nuvole Studio, e lo voglio ringraziare perché è stato veramente una persona disponibile nell'incontro artistico. Le persone con cui ho suonato sono persone con cui suono da moltissimo tempo, con cui ho condiviso anche la scrittura dei brani del mio disco scorso e anche di alcuni che non sono ancora stati pubblicati. E poi ci sono anche delle nuovissime leve, Francesco Fabiani, Luigi Esposito, Umberto Lepore e Marco Castaldo, sono loro i musicisti. Cerco sempre di metterci quell'aspetto che rende personale ogni cosa, naturalmente se sono cose scritte da me sono personali a prescindere. Se scelgo qualcosa da cantare, la scelgo perché magari ha qualche assonanza. La collaborazione in cui aspiro. C'ho dei nomi di riferimento. Pensavo di poter suonare con Collani. Mi ha fatto piacere conoscere Pio Daniele. Lucio Dalla, sono tutti andati.